Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Amici di Radio Bruno, sono in buona compagnia perché è venuto a trovarci Irama. Ciao. Ciao, benvenuto. Benvenuto. Allora, dimmi un po' come hai vissuto questa prima serata sul palco dell'Ariston. Ma l'emozione è tanta. Prima di salire avevo un vortice di pensieri in testa. 5 secondi prima ho pensato una cosa importante per me, una cosa successa, e sono riuscito a placarmi, calmarmi, a raccontare quello che volevo dire. Se vuoi ti racconto un aneddoto che... Sì, assolutamente, cioè volevo chiedertelo, ho detto magari non ce lo vuole raccontare, no, però... No, un'altra cosa, prima di salire sul palco, avete visto che sul palco ero con un coro gospel? Sì, bellissimo. Una cosa che mi ha aiutato tantissimo, ho trovato bellissima, è stato quando il coro gospel è venuto tutto nel mio camerino, insieme a Giulio è il mio musicista, ci siamo messi a pregare insieme, e la Sherita, che è un po' il leader del coro, ha iniziato a fare una preghiera. Di buon auspicio, è stato un momento che mi ricorderò per sempre. E che ti ha aiutato tanto. Tanto, mi ha fatto commuovere quel momento. Tantissimo. Beh, è fatto commuovere anche noi con un brano e un testo veramente molto suggestivo. Grazie, sono contento. Beh, tra l'altro la canzone è la più passata in radio per il momento, quindi però, insomma, sì, complimenti, però... perché le tue parole e il testo è arrivato proprio al pubblico. Grazie. Cosa ci racconti però di questo brano, com'è nato? Perché so che l'hai scritto nel Salento. Ero in Salento, ero insieme a Giulio, appunto, stavamo suonando, facendo un po' il disco. Incontrai questa ragazza bellissima, una ragazza con il pacemaker. Da qui nasce questa metafora, questo dualismo tra un cuore di latta, un cuore che è artificiale, e un cuore invece strappato dalla vita, strappato da una vita difficile. Tutta la notte rimasi sveglio a scrivere la canzone fino alla mattina dopo. Quindi alle 9. Sì, mi ricordo Giulio che andò a dormire a un certo punto perché facevamo orari assurdi noi, facevamo musica, facevamo mille cose, e la mattina dopo lo svegliai e iniziamo a registrare e poi crollai. Però è proprio una canzone a cui tengo molto, perché ho deciso proprio di tenere fuori anche dal disco, e se mai avessi dovuto provare a partecipare a Sanremo avrei voluto portare proprio questa storia e raccontare questa cosa sul palco. E poi tra l'altro mi hai raccontato prima che sei uno che dorme poco, quindi magari ti piace anche lavorare di notte. Cioè sì, solo la notte. Solo la notte? Quasi solo la notte, perché la trovi notte... Trovi più ispirazione. C'è silenzio, c'è meno caos. Poi per esempio mi ricordo una volta ero in Sardegna e volevo scrivere una canzone, ho detto, sono in un posto bellissimo, cioè qua sono andato a vedere un tramonto. Ho detto, cioè, devo assolutamente vederlo, voglio scrivere una canzone davanti al tramonto. Non scrissi neanche una parola, niente, totale, perché mi sono accorto che quando catturo troppo, quando vedo una cosa troppo bella, mi fermo a guardarla. Solo nei momenti dove sono magari in uno spazio angusto, in uno spazio dove non c'è nulla di così surreale, riesco a tirar fuori veramente quello che ho visto. Quindi secondo me bisogna un po' vivere anche, almeno per me, bisogna anche molto vivere e percepire le cose che è intorno per poi poterle raccontare, no? Se no non te le godi, è come guardare giusto. Un concerto da un telefonino. Bravo, guarda, quello sono d'accordo con te, è vero fare foto, video, però alla fine è meglio godersi. Tanto il video c'è, vivo, appunto. E poi sarà online, no? Bravissimo. Venerdì sera, duetto con una voce strepitosa, con Noemi. Grande Noemi. Noemi, oltre ad avere un timbro che secondo me si sposava perfettamente con questo mondo un po' soul del ritornello, quindi un timbro black, è anche una di quelle artiste che ha aderito a tantissime iniziative per sostenere le donne e tante altre cose. Quindi chi meglio di Noemi e chi meglio secondo me di una donna poteva raccontare questa canzone. Quindi ho chiesto di venire sul palco, lei era entusiasta. È stato un bel momento. Immagino, non vediamo l'ora di ascoltarvi insieme. E dopo Sanremo, insomma, parte una stagione incredibile. L'8 febbraio cosa succede? 8 febbraio cosa succede? Cosa succede? Non lo so nemmeno. Io non ho idea delle date. Dalla regia, lo dico io, dalla regia cosa dicono? Sai perché dicono cosa succede? Uscirà un disco, perché ho fatto due dischi in 3 mesi. Quindi la mia testa sta esplodendo particolarmente. Anche perché sei pieno di impegni, perché poi inizia anche un tour fantastico che non potete perdervelo veramente. E quello fino al 5 aprile, che è al forum, che è pieno, anzi se volete venire assolutamente. Anche perché la prima data comincia proprio il 28 febbraio, me lo sono scritto, però da Torino. Scusami, dalla mia città, quindi ne approfitterei insomma per venirti a vedere, ascoltare. Quando vuoi, veramente, sì. Adesso c'è la parte, ho fatto tutta la prima parte che era Club Tour, una realtà più intima. Adesso ci saranno i concerti più grandi, piano piano. Ho voluto fare le cose anche con calma, anche per rispetto comunque della gavetta per me. Quindi ho iniziato dai posti più piccoli e piano piano voglio fare posti un po' più grandi, quindi dove ci sono un po' più persone.
e si concluderà il forum. Comunque già tutto sold out, ve lo dico. Sarà bello, difficile trovare i biglietti, però insomma, davvero complimenti per grazie. Tutto il percorso che stai facendo e grazie per essere venuto qui da noi a Radio grazie Bruno. Grazie per l'ospitalità. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Ital Pizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissin Bon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.